Ciao a tutti, ciao anche a chi sta seguendo questa sessione sull'open source nella pubblica amministrazione. Io intanto mi presento, sono la vostra moderatrice, sono Francesca Indorato, lavoro con Free Software Foundation Europe dal 2018. In realtà mi occupo, sono office manager, quindi mi occupo in realtà poi di tutto ciò che è fisicamente presente nell'ufficio e un po' meno delle politiche e tutto il resto, anche se ovviamente ne sono sempre molto interessata. Con noi a parlare di open source nella pubblica amministrazione abbiamo Flavia Marzano di Libre Italia, Patrick Onewine di Free Software Foundation Europe, Matteo Fortini e Riccardo Iaconelli di Developers Italia. Vi pregherei di fare una breve introduzione di voi stessi, di cosa vi occupate e insomma, e poi si inizia con il tema. Prego Flavia, scusate, non vi ho dato Ok, un ci ordine. dai l'ordine, va bene, siamo obbedienti, visto che bravi. Ok. Sì, Flavia Marzano, sono informatica di formazione, sono poco più di un po' di 30 anni circa che faccio consulenza nella pubblica amministrazione e altrettanti che combatto perché la pubblica amministrazione adotti soluzioni open source con un po' di fatica. Ho lavorato alla definizione del codice di amministrazione digitale nel 2004, quindi quelle paroline software libero e codice sorgente aperto nell'articolo 68 ce l'ho aggiunta io, ma non sono servite un granché, come sappiamo e come vedremo. Non ancora, almeno, mettiamola così, non vogliamo essere troppo negativi, anche perché mi piace definirmi una why notter, cioè una persona che dice perché no, anziché yes butter, no, che non mi piacciono. E l'altro acronimo non è proprio un acronimo, ma un modo con cui mi faccio chiamare è sono una co-co-co, cioè collaboro per condividere conoscenza, che è quello che il software libero fa, collaborare per condividere conoscenza. Ci sono tante battaglie vinte, ma tante troppe battaglie perse nel software libero nella pubblica amministrazione, ma ovviamente non molliamo. Personalmente ho anche perso due o tre lavori proprio per le mie battaglie per il software libero nella pubblica amministrazione, ma non bisogna mollare, quindi qui siamo. E basta così, direi, per ora è chiaro. Il prossimo Matteo Fortini, prego. Matteo, hai il Sei muto. microfono. Ero smuttato, scusate. Io sono Matteo Fortini di professione informatico, di formazione informatico. Diciamo che mi sono appassionato di open source, lo dico sempre dal 95, quando un prof di informatica mi disse: esiste Linux in dipartimento, andatelo a scaricare, ci ha insegnato questo nuovo sistema. Poi da lì l'amore è continuato e sì, personalmente mi sono sempre avvalso di strumenti open source. Nel tempo più recente faccio parte del team del Dipartimento di Trasformazione Digitale che fa riferimento appunto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ci occupiamo di open source nella pubblica amministrazione e appunto di applicare quegli articoli che Flavia citava e per cui la ringraziamo sicuramente perché hanno dato un impulso notevole, quindi avremo il caso di parlarne anche, insomma, dopo. Prego, Patrick. Ciao a tutti, sono Patrick Onewine, cioè penso di conoscere tutti nel gruppo. Io vengo più dal mondo delle aziende. Negli anni 90 avevo iniziato il mio percorso, ho avuto la fortuna di realizzare il mio sogno che avevo già da piccolo di diventare sviluppatore software. E poi mi sono avvicinato un po' alla pubblica amministrazione. Attualmente lavoro per un ente in-house della provincia di Bolzano, responsabile per ricerca e sviluppo. E in questo percorso, dagli anni 90 in poi, sono stato fondatore della Linux User Group di Bolzano e
mi sono sempre appassionato per open data, open standards e free software, e tra le varie cose abbiamo iniziato la SFSCon, dove tanti di voi hanno anche avuto occasione di condividere conoscenza con gli altri. Da parecchi anni sono supporter della Free Software Foundation Europe, e da qualche anno mi sono messo anche il cappello di tesoriere della Foundation, che è attiva su tre pilastri importanti: creare consapevolezza nel pubblico sui temi del software libero a livello europeo, promuovere le politiche del software libero con public money, public code, che oggi è stato citato diverse volte, abbiamo anche visto nel video introduttivo stamattina, e poi il tema del supporto legale, cioè noi coordiniamo la più grande rete di esperti legali attorno al tema digitale, il Legal Network, e creiamo anche supporto con dei tools tipo Reuse, che aiutano gli sviluppatori a implementare anche nel codice machine readable le informazioni sulle licenze, che è un tema sempre più importante. Per cui io sono più sull'interfaccia tra la pubblica amministrazione e l'industria, più nel mondo ricerca e sviluppo, adesso meno l'ottica interna della pubblica amministrazione. Grazie mille per l'invito, e sarà una discussione molto interessante. Grazie. Ultimo, ma non ultimo, Riccardo Iaconelli. Ciao a tutti, sono Riccardo Iaconelli. Io mi occupo di open source come collaboratore, come volontario da tanto tempo, dal 2004. E vengo dal mondo proprio del software, dello sviluppo e della scrittura del software. Poi negli anni mi sono avvicinato invece sempre di più alla parte di gestione di progetti, di strategia. Ho lavorato anche per grandi organizzazioni come Mozilla, per cui sono stato a capo della strategia open source, e adesso sono con Matteo al Dipartimento di Trasformazione Digitale. E uno dei progetti di cui mi occupo è Developers Italia, che è un progetto che nasce in collaborazione con AGIT, l'Agenzia per l'Italia Digitale, per, da una parte, dare attuazione a ciò che raccontava Flavia, quindi a queste due norme, che sono l'articolo 68 e 69 del CAD, che sono un po' i due pilastri normativi su cui si basa la maggior parte dello sforzo, non tutto, però la maggior parte dello sforzo dell'open source nella pubblica amministrazione, sia come sviluppo che come poi adozione di software open source. E poi come grande aggregatore di conoscenze e competenze aperte. Mi piace tantissimo l'acronimo che ha usato Flavia, che devo dire non conoscevo, nonostante conosco Flavia da ormai un po' di anni. E ha un po' questo spirito, cioè una community aperta in cui non solo gli amministratori pubblici e non soltanto chi fa parte o come fornitore o proprio direttamente della pubblica amministrazione, ma tutti i cittadini interessati, esperti, tecnici, possono collaborare per migliorare insieme gli strumenti e il software pubblico e i servizi pubblici che poi noi tutti andiamo a utilizzare. In questo mi piace un pochino, perché è molto legato al tema di Public Money, Public Code di Free Software Foundation Europe. Sono fellow dal 2004, però insomma mi piace tanto il fatto che poi queste cose si va a finire in un network in cui poi tutti si condividono idee simili. Mi occupo anche di gestire un formato internazionale che si chiama publiccode.yaml, che ha un nome simile, è nato qualche mese prima dell'iniziativa di Free Software Foundation Europe, però devo dire il nome non è particolarmente originale, che si occupa di creare appunto un catalogo che non è solo italiano, ma appunto è internazionale, di software open source a disposizione della pubblica amministrazione. Poi comunque ne parleremo magari durante la conversazione. Grazie Francesca. Perfetto, allora io direi che possiamo cominciare con le prime domande.
manterrei, a meno che non ci siano necessità di intervenire proprio sul momento, per cui potete magari segnalare, alzando la manina o scrivendo in chat, se volete partecipare, cioè se volete, scusatemi, rispondere immediatamente, ma manterrei l'ordine delle presentazioni senza dover sempre dire chi parla. Allora, la prima domanda che vi pongo è: il debito tecnico della pubblica amministrazione negli ultimi anni è cambiato? Partendo dal fatto che è una bella metafora questa del debito tecnico, e in teoria andrebbe applicato solo alle amministrazioni che sviluppano software, non a quelle che lo comprano, nel senso che fanno gare per... Però come metafora per la pubblica amministrazione, per quella che è la mia esperienza, l'applicazione di tecnologie open source non ha aumentato, secondo me, la complessità e non ha migliorato l'operatività delle amministrazioni e nemmeno dei processi. Ma non si sono nemmeno semplificati i processi, ecco, questo è quello che a me è sembrato. Cioè, quelli erano e quelli sono rimasti, e questo forse... è anche un grosso difetto della pubblica amministrazione, che mappa i processi, cioè informatizza processi antichi. E ovviamente, essendo i comuni nati in epoca medievale, quindi tutto l'iter è di quell'epoca lì e poco dopo, nel senso che vabbè, poi si è adattata sicuramente alla nuova normativa, ma sono anche normative che si sono stratificate senza semplificare informatizzare ce lo insegna chiunque abbia fatto due corsetti di informatica, che non prendi un processo cartaceo e lo informatizzi così com'è, ma lo ripensi. Ecco, questo secondo me non è stato fatto, e quindi mi sentirei di dire che il debito tecnico è invariato, e la non voglia, la non capacità, forse tutte e due, di adottare software libero è più per fatica di gestire il cambiamento. La frase che ho sentito dire di più è: abbiamo sempre fatto così, perché mai dovremmo cambiare? Ecco, io temo che questa mentalità sia la cosa più complessa e contro cui dobbiamo andare per provare davvero a fare questa metafora del debito che possa diventare positivo. Matteo, credo che se Flavio ha finito... tocca a Matteo. Ok, io non per parlare in controtendenza con Flavia, ma per dire un altro lato della, diciamo, della medaglia, secondo me, cioè nel senso che sono d'accordo con quello che ha detto. Da un altro punto di vista, io vedo un fattore positivo nel fatto che, intanto devo ricordare che la pubblica amministrazione italiana sono 22.000 enti, quindi c'è sempre da ricordare la variabilità, cioè non stiamo parlando di un corpo unico, ma di un corpo fatto di 22.000 parti più piccole e grandi. E, da un certo punto di vista, io lo vedo come un debito tecnico un po' del paese, in senso lato, non solo della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione usa software, sviluppa software, si serve di tante aziende che usano software e sviluppano software, e per esempio da una parte io vedo delle cose di cui sono contento, nel senso che abbiamo una pubblica amministrazione che ha scelto l'open source, l'abbiamo detto prima, come ha dato una grossa spinta all'open source, e lo devo dire perché è un ambito in cui lavoriamo molto come dipartimento, l'open source come modello di riuso. Una volta il riuso era fare accordi fra enti per riutilizzare software, adesso il riuso gioca il jolly, diciamo, dell'open source, quindi non ho più bisogno di fare un accordo con te perché ho già fatto un accordo con tutto il mondo, e quindi non è più necessario dover fare accordi. Poi ho una pubblica amministrazione che comunque ha scelto di andare su data center, su cloud, su ambiti moderni, su utilizzo di microservizi, di tutto quello che si usa, e si è data anche delle linee guida. Cito per esempio l'esempio di Designers Italia. Io vedo una cosa importante, una pubblica amministrazione che si è voluta dare visibilità, una facciata che sia uguale e abbia dietro degli studi di usabilità, di coerenza stilistica, eccetera, che viene però incrementata grazie a una community che c'è dietro, perché ascolta una comunità.
è una cosa importante e devo dire non la vedo così riportata anche nei grandi corpi privati dall'altra parte. Quindi questo è un punto di vista. Dall'altro, anche qui nel privato in alcuni casi c'è una grande apertura all'open source. A volte si tende a usare l'open source come una cosa da cui si prende e meno una cosa da cui si dà, quando invece per fortuna le linee guida italiane dicono anche, danno dei codici di condotta in cui quando si collabora si deve riportare upstream le modifiche, si deve ascoltare una community. Quindi è chiaro che le norme, non sto dicendo che le norme diventano realtà, questo sarei un illuso, però devo dire che c'è una base, secondo me, interessante, che il debito forse lo vediamo un po' tutti, perché se io parlo di open source anche in un'impresa, sì, è una cosa bella perché si risparmia, poi però quando c'è da pubblicare anche solo una piccola parte, non è detto che sia così facile. Quindi secondo me dobbiamo un po' crescere tutti in questo senso. Sì, concordo pienamente. Spesso un grande problema, soprattutto se parliamo di upstreaming, è la complessità, no? Uno sono le norme, sono le indicazioni, poi penso che sia molto importante creare un supporto, un accompagnamento per le persone, che spesso sia nelle aziende come anche nella pubblica amministrazione, se no vedono queste norme come insormontabili, complesse, solo magari una perdita di tempo, e poi nascono queste discussioni che non sono più oggettive, no? Quello che vediamo noi adesso nel mondo dell'innovazione, direi, è che grazie alla situazione in cui ci troviamo attualmente, c'è stata un'accelerazione enorme della digitalizzazione in tutti i campi, anche nella pubblica amministrazione, che ha iniziato a produrre strumenti per il cittadino, ma anche per le aziende stesse, che hanno capito che la digitalizzazione è veramente una base, e si è capito, penso, a tutti i livelli, che la nostra società oggi ha una forte dipendenza dal digitale. Questo lo ha percepito anche la Commissione europea, ma non ultimamente, ma sempre di più, se guardiamo ad esempio le nuove strategie a livello europeo, c'è una grande voglia di investire sui due temi, il tema del green e il tema del digital. E nel digital la Commissione europea dice vogliamo diventare indipendenti sui sottotemi della intelligenza artificiale, della high performance computing e della cyber security. Cioè la Commissione si sta dando veramente degli obiettivi anche molto ambiziosi, e anche sempre con questa idea della sovranità digitale che l'Europa dovrebbe finalmente raggiungere. E penso che per la comunità del software libero queste sono tante opportunità da cogliere, e quello che notiamo ogni tanto è che la comunità degli esperti non condividono temi come smart cities o AI, e li vedono un po' come temi da evitare, da quasi combattere, invece che sfruttare queste opportunità e far vedere che il software libero può portare sostenibilità e opportunità per una strategia open source e software libero della Commissione europea. Qui ricordo novembre scorso avevamo come ospite all'SFS con di Bolzano Thomas Kagaik, che è il direttore della DG, della Commissione europea della DG Informatica, che ha presentato la strategia open source della Commissione europea, e vediamo tante opportunità da cogliere e da sfruttare per aiutare chi deve fare procurement, deve acquistare
tecnologie digitali o sviluppa tecnologie digitali e dovrebbe poi condividere o portare upstream questi sviluppi, secondo noi l'importante è dare degli strumenti a supporto al fine che questi funzionari, queste persone, i dirigenti possano farlo in maniera consapevole, non lo vedano solo come un'imposizione da qualche politica, ma lo vedono come, riconoscono le opportunità nell'utilizzo del software libero per un mondo digitale sostenibile. Patrick, mi allaccio a quello che hai detto sul Smart City and AI, anche se un pochino fuori, poi ritorno sul tema, dicendo anche l'altro grande tema è il tema del cloud, su cui c'è un grandissimo focus europeo che nazionale, e su cui le comunità del software libero è come se un pochino si stiano perdendo il treno da questo punto di vista. Cioè l'opportunità di mostrare, e nonostante il cloud tra l'altro paradossalmente sia quasi solo basato su software libero, almeno dalla parte poi infrastrutturale, quando invece porta dei grandi vantaggi. Devo dire che sono molto contento del fatto che adesso in Italia abbiamo sempre avuto una legislazione all'avanguardia, anche se, come diceva Flavia, purtroppo non sempre, non diceva solo Flavia, lo dice anche uno studio di Harvard, non sempre efficacemente poi seguita, e questo ci ha portato a ritardi anche dal punto di vista economico, ma adesso c'è un fortissimo endorsement da parte della Commissione Europea. Matteo, poi questo lo lascio a lui, ha trovato un video di un commissario europeo che ha anche sottotitolato per l'occasione, in cui si dà un fortissimo endorsement. E devo dire, digitalizzare il debito tecnico della pubblica amministrazione, qui anch'io mi sento di offrire qualche parola di ottimismo, perché è vero, siamo ancora molto indietro da tanti punti di vista, soprattutto rispetto alle realtà più innovative, ma tenendo conto, ma mi sembra diciamo un po' come affrontare un organismo molto molto complesso. In Italia ci sono 22.000 pubbliche amministrazioni, non so quante centinaia di migliaia di persone che ci lavorano. Portare del cambiamento in un organismo così complesso richiede sforzi, richiede anni, richiede tantissimo lavoro. Io ho una goccia di speranza, nel senso che da quando, è un po' autoreferenziale perché parlo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che è dove adesso lavoro e dove lavora anche Matteo, ma il fatto che adesso esista una struttura permanente, non è più una struttura commissariale, che ha portato delle competenze di sviluppo open source, che ha portato delle competenze di design user-centric, che ha portato delle competenze molto verticali, molto importanti su tutti questi temi, sicuramente non basterà. Però è un inizio, però è un tema che è un meccanismo che inizia a mettersi in moto. Non so quanti anni ci vorranno per andarlo a recuperare, per portarci a livello, non so neanche se si riuscirà a raggiungere un livello, non dico alla Google, però insomma, come dire, un livello molto moderno, non so neanche se ha senso, perché la pubblica amministrazione deve risolvere altri tipi di problemi. Cioè, il tema numero uno della pubblica amministrazione non è necessariamente essere innovativo, ma è essere resiliente, è poter offrire servizi a tutti, poter offrire a determinati constraint che magari un'impresa che ha la libertà di innovare non ha. Ma io vi dico, secondo me ci sono grandi occasioni, non ultimo il PNRR che sta venendo trasformato in linea d'azione proprio ora, in cui il tema di reingegnerizzazione dei processi, il tema di user-centric design è affrontato, un tema in cui il tema open source non è esplicitato, ma è un requisito di legge. Ed è un requisito di legge, vi dico, molto chiaro negli occhi dei decisori e di coloro che in questo momento sono alla guida della strategia digitale italiana. E quindi sono speranzoso. Può essere, sarà la risposta a tutto? Sicuramente no. Però può essere, come è stata la prima goccia, l'istituzione di un dipartimento con competenze forti, come è stata
la centratura sul creazione di nuove competenze, anche in modo aperto con developers, eccetera, questo può essere, secondo me, uno step ulteriore che può iniziare a spostare, no? Una macchina così complessa ha una forte inerzia. E quindi, poi, però, una volta che è partita, è più facile che diciamo, permanga in moto, giustamente, come inerzia. E quindi su questo sono, il debito rimane, ma io ho visto in questi anni tanti progressi. Tanti progressi che, come diceva Matteo, a volte non ci sono neanche nel privato. Quindi. Se volete rispondere a qualcuna delle riflessioni che sono state fatte fino ad adesso, vi lascio liberi. Altrimenti si può andare avanti con le domande. Quindi, prego Flavia. Sì, rispetto alla speranza, io forse, beati voi che siete giovani, io non lo sono. per dirvene una sola, io ho fatto la tesi in intelligenza artificiale 40 anni fa. 40. Adesso, dopo 40 anni, si cominciano finalmente a vedere, no, interventi veri sia nelle imprese che anche nella pubblica amministrazione. Quando è che è nato il software libero? Ecco. Quanti anni mancano? 40, ragazzi. Spero di non buttarmi giù, ecco, però questo è un elemento. L'altro è che temo che dovremmo imparare noi, perché è da noi che deve partire, a non parlare solo tra di noi, perché ovviamente, bene o male, qui siamo in cinque, possiamo differire di qualche virgola, qualche puntino, ma al 90, facciamo all'80, toh, all'80% siamo d'accordo su in che direzione andare e che cosa è sbagliato. Ma se ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, ai noi, temo che è molto più faticoso però prendere e andare sul campo, andare da chi abbiamo sempre fatto così e dirgli: hai fatto sempre così, ma adesso si può imparare a fare cos'ha. Perché ti conviene imparare a fare cos'ha? Per questo, oltre che per legge, perché è una norma, e quindi ti toccherebbe. Quindi forse lì bisognerebbe anche provare a chiedere a chi redige le nuove normative di mettere qualche sanzioncina in più. Esempio, c'è l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare negli atti di gara, articoli sempre 68 e 69, tanto quelli sono. Io devo, faccio una gara, devo fare la valutazione comparativa e poi aggiudico a un'azienda che mi dà software proprietario. Va bene, fa male, ma va bene. Cioè, avrò i miei buoni motivi, li devo motivare. Non solo lo devo motivare, ma lo devo allegare agli atti di gara. Quindi, se io facessi un FOIA, un accesso agli atti, mi dovrebbero spiegare come mai hanno aggiudicato l'azienda X che ha licenza proprietaria anziché l'azienda Y che forniva soluzioni con software libero. Bene, perché, ma se io devo fare un FOIA alle 20.000 pubbliche amministrazioni che abbiamo detto prima, io non lo faccio. O siamo noi 50.000 che ci mettiamo lì, ognuno di noi fa accesso, chiede l'accesso a quelle sette gare e quindi arriviamo, ce la facciamo. Ma se dobbiamo essere anche soltanto in 100, belli, bravi, grossi, forti, motivatissimi, in realtà non è sufficiente. Quindi quello che io chiederei e che sto chiedendo, aiutatemi se concordate, a chi definisce la normativa, di obbligare a mettere nella sezione amministrazione trasparente, che è già una sezione obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza, quindi una sezione obbligatoria in ogni sito della pubblica amministrazione, anche una sezione in cui ci sono tutte le gare che hanno a che fare col software, motivando come mai non è stata adottata una soluzione con licenza libera. Se questo forse aiuterebbe anche, perché poi avendoci lavorato pesantemente per un po' di anni con la pubblica amministrazione, mi è anche chiaro che l'obbligo di legge, se non è sanzionato e se non è, o quantomeno se non finisce in prima pagina, gli interessa poco. Nessuno mi sanziona se io poi alla fine aggiudico, sì, vabbè, metto una motivazioncina, come mi pare, e dimmi di no, no? È perché qualitativamente mi sembrava migliore, e dimmi di no. È chiaro che se invece finisco in prima pagina perché qualcuno fa un po' di crawling e vede che quell'aggiudicazione, insomma, non era proprio esattamente come avrebbe potuto e dovuto, avrebbe dovuto essere motivata meglio, forse imparerebbero. Ecco, io credo che su questo potremmo provare a combattere. Basta.
Rispetto a questo argomento, un utente in chat, nome esattamente il moralizzatore, ha fatto una riflessione che trovo abbastanza interessante, anche se è breve, ed è: dovevamo informatizzare la burocrazia, abbiamo burocratizzato l'informatica. Se avete riflessioni sull'argomento, io personalmente trovo sia interessante. Vado un po' a ruota quello che ha detto Flavia, poi vado anche su questo argomento della burocrazia. Sì, la valutazione comparativa chiaramente è un grosso nodo, non c'è niente da fare, bisogna che vengano chieste, fanno parte degli atti di gara, e quindi, come sì, cioè forse non c'è una sanzione, però comunque le gare hanno tutto un loro rituale che deve essere rispettato, e quindi magari non c'è la sanzione specifica per aver saltato la valutazione comparativa, però diciamo che insomma sappiamo tutti cosa vuol dire fare una gara senza tutti rispettare tutti i riti. C'è anche da dire che mi viene da dire che dall'altra parte dobbiamo essere molto bravi a presentare delle soluzioni alternative o delle soluzioni virtuose, perché poi non è utile dire non hai fatto la valutazione comparativa e poi magari il risultato era lo stesso, o perché una cosa purtroppo che si vede, e qui vado un po' anche nel discorso di informatizzare la burocrazia, è che la burocrazia è diversa, non dico per tutti i 20.000 enti, ma i ragionamenti che si sentono è anche gli enti che stanno cercando di mettersi insieme a fare le cose hanno ognuno la loro specificità, quindi si fa presto a dire non trovo il software che mi fa questa cosa, perché purtroppo ci sono molte differenze, e quindi bisogna lavorare molto di uniformità e anche poi di cercare di creare delle soluzioni flessibili. Dall'altra parte è vero, si rischia di perderlo, ma devo dire che è presente, cioè si sta lavorando su vari fronti proprio su questo argomento, partendo dal principio che quando si deve informatizzare una procedura, la procedura va informatizzata pensandola, cioè spaccandola completamente, non andando a dire timbro vuol dire, se dovevo mettere un timbro adesso devo avere un'altra cosa che si chiama timbro, però è informatica, se avevo un pezzo di carta devo avere il foglio, se avevo una busta devo avere una busta, eccetera eccetera. Quindi dall'altra parte si sta ragionando molto in questo senso, e per fortuna insomma sì, questi concetti sono passati e stanno passando anche nelle varie linee guida. Quindi sì, il rischio è quello, c'è un rischio concreto di andare in analogia con l'analogico, e per fortuna lo si sta cercando di evitare. C'è da dire che bisogna fare un grossissimo lavoro di collegamento con le norme, perché poi sappiamo nella pubblica amministrazione chi firma l'atto è il funzionario, che deve essere tranquillo quando firma l'atto, quindi bisogna convincere anche quello più recalcitrante con una buona spiegazione in tutti gli ambiti. Ok. Questa riflessione di Matteo mi è piaciuta molto, devo essere sincera, ma andiamo avanti con le domande. La seconda domanda che vorrei porvi è: cosa può fare un cittadino per aiutare in questa rivoluzione verso l'open source? Prima Flavia diceva dovremmo uscire dalla nostra bolla e andare a parlare con gli altri. Ok, allora andiamo a parlare con i cittadini. Cosa possono fare anche loro? Allora, intanto la consapevolezza, che forse non c'è così chiara. Ho fatto un test, sono un po' cattiva, ogni tanto mi vengono momenti di veleno e decido di fare test sugli esseri umani. E ho mandato un file ODT a molte persone
intelligenti, cioè voglio dire persone che sanno usare un computer, che lo usano quotidianamente per il loro lavoro, che sono anche abbastanza skillati, diciamo, in termini di digicomp, no? Di soft skills forse, ma insomma, sono in grado di digicomp, ce le hanno le competenze digitali, gliel'ho mandato in ODT. Anche a molti politici, questa è stata forse la cattiveria del momento, ma mi è servito per capire cosa dobbiamo fare. Praticamente tutti mi hanno detto non è apribile, non è in un formato che non conosco, dimmi con che cosa dovrei leggerlo perché ho visto che è un formato diverso dal mio. L'avranno guardato che si chiamava file.odt anziché quelli cui loro sono abituati, no? Non hanno neanche visto che c'era questa strana roba dopo il punto. E nessuno mi ha detto cosa vuol dire, perché non è apribile. Come se io gli avessi mandato, facciamo una, ecco, una foto mandata a un cieco, uguale. Chiaro che il cieco dice, vedo la, che c'è, che è una foto, ma se tu non mi ci metti i metadati io non capisco che roba è, no? Ecco, uguale. Quindi la consapevolezza, once again, cioè non solo al cittadino, ma anche alla classe politica, perché quello che diceva Matteo prima, concordo alla stragrande, è spesso manca consapevolezza, perché il dirigente fa il suo mestiere, poi spesso appunto è un burocrate che deve rispettare le regole, cioè, ma se la classe politica gli dice, bimbo, io vorrei che tu adottassi soluzioni libere, come mai quando hai fatto questa gara me lo motivi? Io ti capisco, ma deve motivarlo a me politico che non capisco niente di tecnologie in maniera tale che io capisca perché hai scelto una soluzione proprietaria. Siamo nel 2021, cioè veramente io forse lo aggiungerei alle Digicomp, chiederei alla Commissione Europea tra i vari punti, no, di, che ci sia anche la capacità di leggere, di capire che cosa significa un formato di questo genere. Poi gli open standard, anche sugli standard, la gente capisce bene se gliela spieghi bene. Quando io ho provato a spiegarla nella mia 30 anni che spiego ai politici perché dovrebbero adottare soluzioni open source, sempre, quando glielo spiego, mi dicono, ah però, ma sai che c'hai ragione, perché non lo facciamo? Perché qui lo capiscono, ma glielo devi dire in italiano, non in tecnichese. E questo è un altro errore che noi facciamo a volte nel parlare con i cittadini, no? Cioè se io gli dico, guarda che se tu c'hai una presa a sciuco e una spina inglese, non riesci, ci vuole quantomeno un adattatore. Allora, così capiscono che non è uno standard, che devi definire in casa tua, se c'hai tutte spine italiane, chiamiamole così, è bene che le tue prese siano compliant, se no non funziona. Uno standard, quindi forse far capire alla politica che gli standard sono alla base, perché ci sono, c'è anche la normativa che lo richiede esplicitamente. Quindi l'altra cosa è sull'accessibilità. Andrebbe chiesta l'accessibilità ai file, spesso non lo sono, e parlo di accessibilità a persone con disabilità di qualche genere. L'esempio che facevo prima delle foto è classico, voi andate a guardare quanti siti della pubblica amministrazione sono davvero accessibili alle persone con disabilità, 10%, e sono, temo di esagerare, anche lì sono tutte cose che però non credo mica che lo facciano perché sono cattivi, perché non vogliono che un ipovedente non legga il loro sito, è inconsapevolezza. Quindi noi cittadini, politici, dobbiamo dargli questa consapevolezza, dobbiamo andare a parlare appunto, non tra di noi ma a loro, dobbiamo invitare, fare delle tavole rotonde. Adesso ci sono in autunno più di 1000 comuni che vanno al voto, anche medio grandi, perché sapete c'è Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, ce ne sono, no? Anche di grandi. Perché non prendiamo i candidati, a prescindere dal loro colore? Perché tanto a me personalmente, se adotta soluzioni libere, che sia di un colore o di un altro, mi interessa davvero molto poco. Mi interessa che adotti open source all'interno della sua amministrazione. Perché non chiedere a tutti i candidati di mettere nelle linee programmatiche adotterò laddove possibile, non sia mai, sempre e solo soluzioni open source? Io credo che potremmo, anche qui, il rischio dell'abbiamo sempre fatto così, l'ho detto, e la fatica di cambiare c'è, ma
forse forzandoli in campagna elettorale perché gli conviene, perché prenderebbero più voti quelli che dicono sì, va bene, no? Perché se non altro tutta la comunità del software libero italiano, tra il signor A e il signor B nel proprio comune, sceglierebbero quello che ha proposto soluzioni così. Proviamoci. Prego Matteo, io ogni tanto piacerebbe rispondere anche se sono soltanto moderatrice, quindi non so quanto sia corretto, però appunto per il momento andate pure avanti voi, Matteo e Riccardo, scusate. Io dico una cosa veloce, poi lascio spazio a Riccardo che nell'argomento cittadini ha un tempo sul community developers molto più lungo del mio, e quindi può portare un'esperienza molto importante. L'unica cosa che direi è ricordarsi che una community, per esempio, come developers, non è una community di appunto di gente che se la racconta internamente, ma può essere una community importante per lo sviluppo anche da professionisti. Cioè, noi vorremmo che nella community developer ci fosse anche il dipendente della grande azienda, come il dipendente della PMI che vuole partecipare allo sviluppo del software pubblico, perché non è pensata come una comunità appunto solo di appassionati, ma vuole essere un luogo dove condividere e sviluppare insieme il codice. Ieri Paola Chiara Masuzzo, a un altro incontro sulla settimana della comunità dell'amministrazione aperta, diceva che l'open è collaborazione prima di tutto, oltre che trasparenza, oltre che tante altre cose, e questo è la cosa più importante, poter collaborare insieme a migliorare un codice per tutti. L'importanza di spiegare queste cose, l'importanza di queste cose a tutti in modo semplice, sono stato d'accordo perché la narrazione, come sempre, è importante. Non si può solo dire devi fare questo perché è bello, perché è giusto, anche se è vero, ma dobbiamo dare degli esempi importanti, perché altrimenti sempre quel funzionario che deve vedere la convenienza può cominciare a dire, a farsi mille domande, a dire perché è conveniente che io sviluppi e poi ceda il mio software, ma questo non vuol dire che lo regalo a tutti, allora dove sto mettendo i fondi pubblici? Si creano mille domande che sono anche, volendo, non dico stupide, perché domande stupide non sono, però perché sono domande che a cui bisogna saper rispondere, bisogna trovare una risposta, darla in modo fermo e in modo però esauriente. Riccardo, scusa, se oppure Patrick. Come volete, forse Riccardo, visto che... No. Ma vai pure Patrick, così seguiamo l'ordine, sì. Seguiamo l'ordine. È anche indifferente seguire l'ordine, nel senso che se a un certo punto Matteo fa una riflessione e Riccardo vuole integrare, non credo che né Patrick né Flavia si offenderanno se andranno due minuti dopo, ecco, tanto per capirci. Quindi sentitevi liberi e rilassati in questo. Sì, ma vedo che siamo molto precisi, per cui vado io. Sì, la riflessione, concordo completamente con quello che ha detto anche Matteo, che serve creare delle communities dove i cittadini fanno parte e dove anche lo sviluppatore di un'azienda fa parte. Secondo me questa è la formula, quello che volevo un po' dire anche prima, quando parlavo dei progetti di innovazione. La pubblica amministrazione si apre verso il cittadino con dei progetti di innovazione, chiamiamoli smart cities, usiamo le buzzword, AI e così via, no? Però è proprio questa interfaccia tra la pubblica amministrazione, cioè gli strumenti digitali per digitalizzare processi che già esistono,
versus progetti di innovazione dove digitalizziamo nuove cose e dove coinvolgiamo anche gli utenti finali nel processo di creare nuovi processi che prima non esistevano. L'esperienza che ho visto io è che tipicamente creare nuove soluzioni, oggi smart cities, digitalizzando processi che prima non esistevano proprio, è molto più facile che cercare di digitalizzare dei processi che già sono conosciuti e sono vissuti dai dirigenti, dalle persone, dai collaboratori della pubblica amministrazione. Per cui penso che se un cittadino vuole capire come può aiutare la società a andare verso il software libero, la formula è partecipare al processo, cioè diventare un supporto di un'organizzazione. Io adesso penso ad OpenStreetMap. OpenStreetMap è sicuramente un'organizzazione molto importante se parliamo di smart cities e del tema open data, e attraverso l'open data si parla poi degli standard aperti e poi si parla del software libero come strumento di digitalizzazione e creare un ambiente fertile per l'innovazione. E questo è un approccio che noi almeno, perlomeno vediamo molto più vincente che cercare di traslare, migrare processi già esistenti verso un digitale con dei tools liberi. Lì è molto più difficile, no? Non so se rendo un po' l'idea. E sicuramente come Free Software Foundation Europe cerchiamo un po' di aiutare qui, no? Facciamo anche campagne come Public Money, Public Code, proprio per dire, attenzione, se facciamo progetti di innovazione, dobbiamo farli in modo che siano aperti all'innovazione anche del territorio. Non devono essere, io porto la smart city da New York e compro i tool che usa New York e li installo qui in Italia. Quello non è l'opportunità vera e propria. L'opportunità è dire, noi creiamo una piattaforma aperta, con standard aperti, con software libero, e coinvolgiamo il cittadino e le aziende del territorio, e tutto quello che viene creato in questo processo viene pubblicato come software libero per poter continuare a fare innovazione anche tra un anno, anche tra 5 anni, per avere una sostenibilità digitale. E questa è un po' la domanda che io adesso faccio verso di voi che siete più esperti di me. Non c'è la possibilità di mettere questo, non voglio dire obbligo, ma almeno un punteggio in più per quei progetti che seguono un public money, public code e dicono, ok, se per una gara di smart cities tu attivi una piattaforma aperta, sostenibile, negli anni usando standard aperti, software libero e open data, hai un punteggio maggiore di base già nel procurement. Questo sarebbe probabilmente un incentivo ad essere aperti per l'innovazione e inclusivi anche per il cittadino come anche per le aziende del territorio. Patrick, ti rispondo proprio subito su questa, ti direi addirittura non solo c'è un incentivo, ma per legge ci deve essere questa cosa. Noi abbiamo questo public money, public code nella legge. È un obbligo che tutto il software fatto con soldi pubblici deve essere acquisito dall'amministrazione e poi deve essere pubblicato in open source. Ma lo scontro più grande che abbiamo da questo punto di vista non è neanche dalla pubblica amministrazione. Cioè la più grande resistenza è dal fornitore. E dal fornitore qua metto sia fornitore privato generico che anche in house, perché queste sono, questo va detto, cioè è proprio in generale. Ma perché? Perché c'è la cultura ancora che open vuol dire insicuro, che open vuol dire ma poi mi copiano, ma open vuol dire, ma questa è una cultura che io devo dirvi ritrovo in tanti altri posti. Mi raccontava un nostro collega di Pistoia
che lì non c'è un co-working, perché a Pistoia, le persone, ancora molti professionisti dicono no, ma io con il mio competitor non vado a lavorare nello stesso ufficio, se no mi ruba le idee, mi ruba quello che, no, che la mia conoscenza. Per cui, per questo che secondo me è proprio, cioè è un problema culturale che va scardinato, perché fin tanto che lavori in una cosa del genere, vallo poi a spiegare a quel professionista, a quell'azienda, che poi no, l'open ti aiuta perché crea un ecosistema, eccetera. Lo puoi fare magari con un racconto, lo puoi fare quando hai delle buone esperienze. Però è da lì che parte, per questo che poi, come Matteo, sì è vero, come pubblica amministrazione non siamo al livello in cui vorremmo, però è probabilmente, direi più purtroppo che per fortuna, è proprio un problema della società, che poi ritroviamo nel privato, nei fornitori, eccetera. Quello che secondo me è importante è poi andare a scardinare questo meccanismo. Come lo fai? Alcune volte con gli obblighi normativi. Ed è vero. Però qua già vi do due buone notizie. La prima è che voi sapete, questo è pubblico, esiste una cosa chiamata codice di condotta tecnologica, che è stato istituito alla fine dell'anno scorso, e che il nostro dipartimento sta seguendo e che sarà in consultazione, cioè è un documento che va prodotto. E questo introduce delle sanzioni per chi non digitalizza correttamente. E questa cosa è rinforzata addirittura. Vi dico, c'è stata un'ANSA di venerdì, una delle bozze, quindi è una bozza, non sappiamo che cosa succederà, però una delle bozze è di rendere, di dare delle multe personali a chi si oppone alla corretta digitalizzazione. Personali ai dirigenti della pubblica amministrazione tra i 10.000 e i 100.000 euro. Per tutti coloro che non daranno dati, documenti, non condivideranno dati, documenti, collagi, e poi quindi anche direi con, in molti casi potrebbe essere con il pubblico. Quindi esiste questo tema. Ora, finora non c'erano particolari strutture, c'è un'unica struttura, diciamo, è un tema di cui che abbiamo affrontato anche nella sessione legata agli open data, perché gli open data giustamente dice sì, però poi voi fate le regole, cioè c'è il dipartimento, cioè nella parte di Developers Italia, fate le regole, si dice, cioè, no, c'è 68, 69 del CAD, eccetera, però poi chi fa queste leggi spesso non è la persona che è, o non è l'organo che poi è deputato a controllare su questi, poi mancando le sanzioni anche insomma tutto il giro diventa più complicato. Ma spesso però è vero, allora quello aiuterà, sicuramente una sanzione può essere un aiuto, ma non è l'unica, perché ci sarà sempre la sanzione e la paura della sanzione, però la sanzione va applicata. Guarda cosa succede con GDPR, certo funziona l'idea, però sapete benissimo che esistono tanti siti ma che violano GDPR in questo momento, anche perché non si conosce. E allora qual è l'altra parte, qual è la cosa con cui secondo me e questo è un mio modo di vedere personale, si va veramente ad agire e portare un cambiamento con il buon esempio, raccontando il buon esempio, rendendolo uno strumento di vanto, per cui il dirigente, ma non tanto il dirigente quanto più la parte politica che poi va a rendicontare davanti ai cittadini il suo operato, può portare dei risultati concreti in questo senso, può portare sulla stampa, guarda il mio software, anche soltanto guarda io sono il comune di qualcosa e il mio software adesso è usato in n paesi, in n cose, in n strumenti, soprattutto negli enti piccoli, questa cosa è un motivo di grandissimo vanto. Noi abbiamo, quando è stato aperto il catalogo del riuso, sono stati tra i primi a saltare a bordo. E poi, poi lo scambio di competenze. E qui, secondo me, noi come comunità allargata di software libero, ma in generale di pratiche aperte, siamo in una posizione unica. Perché è un momento in cui la pubblica amministrazione stessa si sta iniziando ad aprire a competenze, perché non ha delle competenze interne. Cioè, voi guardate il PNRR, uno dei capitoli più grandi è quello sulle competenze. Noi, come comunità allargata, abbiamo sviluppato un metodo aperto di condividere e di creare conoscenze in un modo molto più efficiente rispetto a quelli tradizionali. E come tale, portare questo all'interno della pubblica amministrazione, secondo me, è una delle sfide, delle opportunità più grandi che abbiamo, anche per aprire la pubblica amministrazione stessa.
ho trattato tantissimi temi, quindi spero di aver risposto più che altro a tutte le domande, Francesca. Io mi sono un po' perso sul... No, non preoccupati, perché in realtà ce ne sono altre. Vorrei soltanto ricordarvi che abbiamo ancora esattamente 34 minuti. Ok. Non so se riusciremo a toccare tutto, ma mi piacerebbe quantomeno farvi leggervi poi brevemente le riflessioni che sono uscite in chat, magari gli ultimi 10 minuti se riusciamo velocemente a rispondere. Flavia aveva una domanda per Riccardo, che le è venuta in mente mentre Riccardo parlava. Prego Flavia, e poi andiamo avanti con le altre domande. Parlavi di corretta informatizzazione, cioè che vengono sanzionati se non fa... Che cosa intendi per corretta informatizzazione? Perché appunto la normativa c'è dal CAD, che è 16 anni, quindi quella sarebbe già la corretta. Allora, o mettiamo sanzioni, o, ripeto, li mettiamo alla berlina, perché anche questo è già sufficiente, perché nessuna amministrazione, visto che l'amministrazione è governata da politici, nessun politico ha voglia di essere sbattuto in prima pagina perché non è compliant alla normativa vigente. Quindi come? Allora, sul punto, il codice di condotta tecnologico è un documento e la sanzione sarà se si viola il codice di condotta tecnologico. Questo è quello che prevedeva il decreto legge semplificazioni, e il codice di condotta tecnologico ovviamente si rifà al CAD perché è normativa primaria. Quindi su questo è quello che già c'è nella legge di oggi. La bozza è su cui ho soltanto un'ansia, magari vi giro nella chat, non so se volete poi riportare nella chat pubblica che adesso non ho qui sotto mano, parla di chi non fornirà dati e documenti richiesti per il monitoraggio delle attività o violazioni degli obblighi di transizione digitali. Quindi questo qui sarà il tema ed è da approfondire. L'altra parte, e secondo me, e questo invece lo recepisco come suggerimento interessantissimo, è quello che dicevi prima, cioè valutazione comparativa nella pagina di trasparenza. Questa secondo me potrebbe essere una delle attività che si può fare pre-PNRR, cioè diciamo recepisco e porto internamente, poi non ho, di così non posso fare, però secondo me è una cosa che effettivamente potrebbe fare la differenza. Grazie Francesca. Ci mancherebbe. Ok. Mi fai dire, io mi sono completamente dimenticato. Prego, prego. Pezzo di domanda, ma secondo me tu hai chiesto come possono i cittadini partecipare alla digitalizzazione, esatto, della pubblica amministrazione. Io volevo fare un appello, oltre al fatto che su Developers Italia ci sono dei canali che sono pubblici, quindi veramente invito a andare lì a incontrare le persone che si occupano della pubblica amministrazione, sia che siano parte, sia che siano fornitori, ma insomma è un pool di conoscenze legato a questo. Ma abbiamo, domani finisce la settimana aperta della pubblica amministrazione di OGP, Open Government Partnership, e per l'occasione con Developers Italia abbiamo realizzato proprio un piccolo strumentino web che guida le persone a partecipare, a partire neanche dalle loro funzioni, potete essere i privati cittadini, nel pubblico, politico, quello che volete, ma con le vostre competenze di gestione progetto, di sviluppo, di design, eccetera, vi guida in azioni concrete che possono essere fatte oggi, e il sito è come-partecipo.italia.it. Comunque lo trovate nell'ultimo news su Developers Italia. Sì, sì, ma l'abbiamo già, Matteo l'ha già incollato nella chat prima, e ci sono già state delle... è stato Matteo, cioè qualcuno l'ha copincollato nella chat prima. No, scusatemi, e tu, Riccardo, l'hai copiato tu nella chat pubblica, okay. E ci sono già state anche delle, come si dice, delle reazioni a questo. Tra cui la mia, insomma, mi interessa, dopo me l'ho finito qui, me lo andrò a spulciare un pochino. Ok, allora... quello, Esatto, no, ho visto. Si può anche fare delle aprire delle issue e chiedere di modificarlo. Se avete contributi, altre idee su cose che si possono fare, fatelo. Perfetto, grazie. Anche di questo, appunto, ed è aperto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Questa domanda, in realtà, credo sia stata la domanda che sto per porvi, in realtà, credo sia stata ampiamente già trattata da voi durante questa ora in cui abbiamo parlato, che è: quali sono i problemi principali che riscontrate?
Ora, se avete altre cose da aggiungere, è giustissimo che le... Prego Flavia, sì. Allora. Le lobby dei major sono più forti delle lobby delle persone, delle associazioni che fanno software libero. E loro sono tanti, sono grossi, sono ricchi. Noi forse siamo tantissimi nel mondo, perché siamo per fortuna tanti, ma non abbiamo la stessa potenza di fuoco, se vogliamo chiamarla così, anche solo in termini di fare lobby, appunto. Ma advocacy, se non vogliamo chiamarla lobby, ma insomma lobby trasparente, che poi è collegata all'OGP che diceva Riccardo, no? L'Open Government Partnership, è nata 10 anni fa in Italia, 10. Quanti cittadini italiani hanno sentito parlare di Open Government e sanno che esiste un forum dove le associazioni possono partecipare? Per cui possono dire la loro andando a Palazzo Vidoni, che è il Dipartimento della Funzione Pubblica, e dire noi come associazione XXX vorremmo che quando si parla di trasparenza, partecipazione, collaborazione, venissero fatte queste cose. E ancora una volta facciamo fatica ad arrivare. Il resto è stato detto, cioè l'ignoranza di chi fa le gare, l'abbiamo sempre fatto così. Capire, come diceva Stallman, la differenza tra free beer e free speech, perché anche questo è ancora da capire. Quando io ho portato la delibera sull'adozione di software libero a Roma Capitale, non era 300 anni fa, era nel 2016, ma colleghi che mi hanno detto sì, vabbè, ma gratis, che si... non è gratis, per me può anche costare il doppio, il concetto è un altro. E questo ancora, dopo tanti anni, non siamo riusciti a farlo passare. Credo che... cioè, dobbiamo combattere ancora. Se io posso, io ve la racconto questa piccola esperienza, qualcuno l'ha già sentita ieri sera, ma appunto 2 anni fa, quindi pre-pandemia, c'è stato, io non in Italia, era appena uscita per di più, o insomma poco prima era uscita la campagna della Free Software Foundation Europe Public Money Public Code. Io sono andata a trovare appunto la mia famiglia e ho portato giù una brochure per lista di quelle che si candidavano. Come hai detto tu prima, non mi importa di che colore tu sia, se puoi portare avanti questa politica, ben venga. Ora, mi hanno fatto parlare con gli informatici delle liste, quindi con gente che quantomeno, immagino, ne masticasse un minimo. Dopo aver tutto lo spiegone, a me è stata fatta questa domanda. Ah, ma quindi gli sviluppatori non vengono pagati? A quel punto lì io mi sono chiesta se avessero ascoltato almeno una parola di quello che ho detto nei 15 minuti che ho parlato con loro. Però insomma, ecco, trovo anche deprimente che persone che lavorano con l'informatica abbiano proprio carenza del concetto base di open source, free software e denaro pubblico a questo punto, perché mi viene anche il dubbio che gli manchi anche la conoscenza del termine denaro pubblico. Francesca, scusami, è proprio per questo che parlavo di competenze. Competenze come prima cosa. Perché e sono d'accordo. Prego, scusa. Avevo finito, perché sennò non la fai la transizione digitale in un modo sostenibile. Mi unisco a Riccardo in questo senso. Anche la valutazione comparativa che abbiamo citato tante volte, lo dico perché, siccome oggi anche prima si diceva non è detto che il pubblico sia tutto esperto di queste cose, la valutazione comparativa è un documento nel quale la pubblica amministrazione deve valutare eventuali soluzioni che ha trovato per risolvere un problema con un software, perché il software in questo caso deve servire per risolvere un problema. Normalmente il software si acquisisce per rispettare qualche norma, non è che la pubblica amministrazione si diverta a fare software per fini così extra. Nella valutazione comparativa, quindi, la pubblica amministrazione deve prima dare priorità a certi tipi di software, appunto quelli aperti e poi via via quelli chiusi, però deve dire il perché, quindi non ho scelto questo perché non ho trovato nulla, eccetera. È una cosa che si fa anche in altri ambiti, per esempio quando si vanno a fare gli acquisti sul mercato della PA, si dice cercavo questa cosa, ho scelto questo fornitore, perché quando si parla di competenze è che a volte la valutazione comparativa
dipende sempre che cosa, qual è la competenza di chi la deve fare, nel senso che non è detto che chi faccia la valutazione comparativa sia un esperto di software, come non è, a differenza di altri ambiti dove per esempio abbiamo chi va a fare la gara per acquistare, cioè per fare dell'asfalto, magari un minimo di asfalto se ne intende di lavori pubblici, cioè, quindi però è anche chiaro che purtroppo nel software, lo sappiamo bene, chi fa l'asfalto sa come si fa l'asfalto, ma non sa come si usano le macchine d'asfalto. Noi a volte il software si risolve un problema e questo è quello che ci serve. Il fatto che dietro ci sia un sorgente aperto, eccetera, è un po' come chiedere voglio un certo tipo di macchina che mi fa l'asfalto. E quindi si stratificano un po' le competenze e bisogna creare significato. Dall'altra parte, lo dico, è una battuta che faccio ogni tanto, chiedere di aprire il software a volte sembra di chiedere di pagare le tasse quando a qualcuno che ha già avuto i soldi, no? Cioè, o su una successione, insomma, cioè, diventa... e è brutto che sia così, perché vuol dire che non si è capito, non si sono capite tante cose che molte volte sono chiare, per quello che dico che c'è grande bisogno di esempi virtuosi, perché se l'azienda prende il software ha paura che glielo rubino, o ha paura che poi non ci possa più guadagnare, non ci possa fare business, torniamo in un ambito in cui sembra vogliamo gli ideali e basta, quando invece la cosa che vogliamo non è una questione di ideale, ma è una questione di vendor lock-in, di riusabilità. Io cito spesso l'articolo 68 e 69 dà tutta una serie di principi, principio di efficienza, principio di salvaguardia degli investimenti, principio di trasparenza. Non sono solo principi ideali, ma sono principi anche molto pratici che vanno a finire anche in denaro non solo risparmiato, ma anche investito localmente nelle imprese locali, che possono negli sviluppatori locali, eccetera. Quindi è importante ricordare queste cose, perché altrimenti... Prego, allora ve ne racconto una anch'io. A proposito di vendor lock-in, 2016, arrivata a Roma, all'anagrafe c'era un software comprato nel 1986, rinnovato, per carità, aggiornato con la normativa vigente, non sia mai, ma lo stesso fornitore per 33 anni. Secondo voi è credibile che per 33 anni un fornitore resti? Sì, se non fai gara, sì. Come mai? Richiesto esplicito. Mi risponde il dirigente, ma sono tanto bravi. Dico, guarda, famo così, se sono tanto bravi vinceranno la gara, perché adesso facciamo la gara. Ha fatto la gara, incredibilmente, voi che siete informatici capite bene quanto incredibile sia, l'hanno persa, perché questi dovevano conoscere ogni bit di quel cavolo di software, ogni virgolina anche nascosta, l'hanno persa. Dopo un anno hanno chiuso la sede italiana. Non faccio commenti perché è chiarissimo la faccia del lock-in. 33 anni di lock-in. Perché? E attenzione, questo viene da un altro problema ancora, che è un obbligo dell'anticorruzione. Ogni 3 anni il dirigente va cambiato. Allora, o tu sei fortunato che c'hai 10 dirigenti competenti di informatica, quindi ogni 3 anni ne cambi uno e per 30 anni, fino a che non fai il prossimo concorso, che assumi quelli nuovi, perché tanto un concorso ogni 30 anni riesci a sopravvivere perché c'hai degli informatici in casa. Se no, che cosa succede? Che mandano via l'informatico e lo mandano all'urbanistica, l'urbanistica al sociale, il sociologo esperto fantastico lo mandano ai lavori pubblici, l'esperto di lavori pubblici lo mandano alla mobilità e quello della mobilità te lo ribecchi a informatica, che non capisce niente di trasformazione digitale. Ora, io sono d'accordo che l'anticorruzione sia un problema, ma allora perché non fare analisi a campione? Io vengo nella tua amministrazione a sorpresa e vado a guardare le ultime gare degli ultimi 3 anni, che cosa hai combinato, se era corrotta oppure no. Non puoi a priori decidere che sono corrotto, o meglio, che il mio dirigente è a rischio corruzione. Poi lo capisco, per carità, è chiaro che quando sei con le mani in pasta per troppi anni il rischio di sporcarsele sia alto, però andiamo a fare dei controlli a campione.
C'è da lavorare ancora un po'. Oggi no, forse non sono ottimista, forse che è brutto tempo. Fatemi star zitta che è meglio. Però hai ragione, almeno un cambio tra le istituzioni, però il problema delle competenze è gigante. Ma il problema è che questa peggiora ancora, peggiorerà, perché anche informatica ormai non è più che uno ne capisce di informatica, uno è competente, perché i temi sono talmente ampi e complessi, appunto con l'avvento del cloud, per cui magari anche una persona che... ci sono, e le tecnologie continueranno a aumentare, continueranno a cambiare, quindi servirà una risposta sistemica che purtroppo dovrà arrivare, cioè che purtroppo nessuno di noi è in grado di influenzare, non è nella normativa vigente, non è, richiede una visione probabilmente europea a questo punto. Allora, direi a questo punto vi pongo le riflessioni che sono state fatte in chat. Che sono? La prima... Non credete, in realtà questa secondo me si ricollega con la sessione della DAD precedente. Io l'ho seguita e mi piacerebbe a questo punto sapere anche cosa ne pensate voi sull'argomento. Non credete che l'educazione debba cominciare soprattutto dal seme, intendo la scuola, soprattutto delle elementari, cosa che da quello che so io non avviene proprio? Vi pregherei soltanto di essere super concisi nelle vostre risposte, se no non tocchiamo tutto. Okay. Eh sì, abbiamo finito, certo che sì. Devi partire da piccoli a insegnargli un po' di matematica, anziché ai noi. La maestra di prima elementare di mio figlio che mi dice candida come un angioletto, io di matematica non capisco niente. Poi mio figlio alla faccia sua si è laureato alla normale in matematica, ma perché c'era due genitori che gli hanno spiegato quello che lei non era in grado di spiegargli. A scuola, sì, è da lì che viene a partire, anche sul digitale. Capisco il concetto, perché io ricordo quando ero all'elementare io, quindi ormai 30 anni fa, la maestra di matematica faceva anche religione e musica, ma è quella di italiano, in realtà al quinquennio prima era di matematica, quindi insomma, e non le piaceva neanche tanto insegnare italiano. Ecco, però, siamo a posto. Comunque, se qualcun altro vuole ancora rispondere a questa riflessione con qualcosa che sia più di un sì. Ma aggiungo solo, è molto importante cambiare anche un po' questa idea di cos'è la scienza, no? Oggi in generale abbiamo una lacuna di talenti in informatica, ma anche in altri settori. Noi abbiamo le aziende che veramente cercano disperatamente giovani, nuovi talenti, e ci sono varie iniziative in atto per coinvolgere già i bambini in progetti, penso a Makerspace, Fab Labs e così via. Dobbiamo spingere lì, essere attivi nell'informatica deve essere un sogno per tutte le bambine dell'Italia. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre per i progetti, perché se no rischiamo veramente che tutta la digitalizzazione ci viene venduta dall'estero e noi siamo meri importatori di tecnologia da cui dipendiamo e da cui dipende tutta la nostra società. Questo è un tema molto molto importante. Butto lì l'ultima cosa, perché è una cosa che ha detto tempo fa Maurizio Napolitano e ci credo molto. Digitale è un'altra parte della realtà ormai, cioè non possiamo più pensare che gli informatici sono gli unici che devono occuparsi del digitale, ma non lo pensiamo noi informatici, lo pensano. Cioè, c'è questa grossa teoria per cui qualunque cosa tocchi un computer è cosa da informatici, quando invece ormai il digitale pervade tutto. E dobbiamo tutti imparare a gestirlo, compresa la DAD, ad esempio, che adesso in un'altra sessione oggi si parla di lavagna libera, quando c'è un Matteo che sembra un marziano perché è un professore che usa il software open source sulla lavagna, per marziano in senso buono, cioè nel senso che è una persona eccezionale,
Però bisogna che queste cose, io sogno per esempio un liceo dove l'informatica non sia trattata solo come tecnologia, ma sia trattata come una materia difficile in senso buono, come la matematica, come cioè una cosa altrettanto che apra la mente altrettanto di altre materie più classiche, insomma, proprio perché oggi l'informatica viene considerata molto tecnologica, molto pratica, quando invece è diventata una scienza con tanta anche filosofia, tante altre cose. Non ho tolto il muto, scusatemi. Dicevamo, le ultime due riflessioni e poi forse abbiamo tempo per l'ultimissima domanda, che dà quasi speranza per il futuro, l'ultimissima domanda, quindi vorrei farla. Allora, riflessione numero uno, sempre da parte, entrambe sono da parte del moralizzatore. Secondo me sarebbe importante l'acquisizione dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, secondo parametri oggettivi e non discrezionali. Nelle gare sono nascosti dietro il paravento della qualità, valutazioni del tutto discrezionali. Parliamo tanto di standardizzazione, ma non standardizziamo, e perché non standardizziamo i processi di valutazione? Prego, Flavia. No, volevo solo dire, ha ragione, era solo un concordo. Ok, ho visto una mano alzata, per quanto mi riguarda sono d'accordo anch'io. Matteo, prego. No, volevo solo dire una cosa perché mi è venuto in mente, era proprio l'altro giorno mentre pensavo a questo incontro. È vero che Consip fa tante gare, è vero che in altri ambiti si è ottenuto una standardizzazione, si riesce di più ad avere dei valori chiari per le cose, cioè, mi viene in mente l'edilizia, ci sono cioè, il fatto di avere già deciso come si devono fare certe cose permette di fare delle gare dove se io compro un lavoro di manutenzione, il lavoro di manutenzione quello è, non è che sia una cosa diversa. E questo secondo me è un po' abilita, non per dire che dobbiamo standardizzare tutto, però ci deve essere un grosso sforzo, e penso che si stia facendo anche, di rendere tutto più di andare più all'osso, alla sintesi delle cose, cercare di capire. Che questo non vuol dire essere contro il mercato, perché poi sappiamo tutti che una cosa si può dipingere di un colore, si può fare in un modo o in un altro, però definire dei modi, un po' anche come si sta facendo adesso con il modello di interoperabilità sulle API, cioè definire degli standard, dei modi in cui le cose siano documentate, permette di giocare una partita più equa. Ecco. Aggiungo quello che ha detto Matteo, correttissimo, che esiste una specie di standardizzazione europea che purtroppo ha un nome orribile, si chiamano i mystery shoppers, che tutto vi fa venire in mente tranne che comunque una standardizzazione informatica, che sono in realtà delle domande che fanno parte dei cosiddetti eGov Digital Benchmark, se non vado errato. Sono una serie di domande sì-no che vengono utilizzate per valutare dei servizi digitali. Ogni anno l'Unione Europea sceglie dei servizi a campione, abbastanza a caso, che rappresentano le case d'uso reali, e vanno a vedere se i servizi di ogni paese sono compliant o no a questa serie di domande. Contengono cose, per esempio, il servizio ha abbastanza documentazione, il servizio permette di... ma anche proprio cose base, tipo il servizio ti dice quanto tempo, per esempio se c'è un form da compilare, quanto tempo ti aspetti di compilare il form, o come funziona il processo dalla A alla Z, e ti fa visualizzare in che punto sei. Se ti interrompi a metà, ti fa salvare il progetto, oppure no, devi ricominciare sempre da zero. Sono collegati gli altri form rilevanti, i dati li dai una volta solo o li devi ripetere n volte? Insomma, tutta questa serie di cose. E questi sarebbero dei parametri che stiamo cercando di introdurre maggiormente, perché sono buoni, sono ben fatti, sono anche quelli su cui l'Europa valuta lo stato della digitalizzazione dei paesi. E questo, per esempio, è uno dei criteri che si potrebbe utilizzare, questo prescinde proprio dal tipo di software, dal tipo di servizio, eccetera, sono studiate per essere molto generiche. Chiaro, nel software è un problema perché poi la standardizzazione ti porta i function point non sono sempre l'unità di misura migliore per misurare la qualità o il tipo di software,
Perché è uno strumento più complesso, però questo potrebbe essere un primo inizio. Sicuramente ci saranno altri indicatori che mano a mano dovranno essere sviluppati. Allora, riguardo sull'informatizzazione delle persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione, c'è un'ultima riflessione da parte di un utente che dice: lavoro come amministratore di sistema nella pubblica amministrazione e faccio la mia considerazione. Sono solo. Per ogni cosa in cui c'è di mezzo un PC chiedo un aiuto. Manca il personale adeguato al bisogno di alfabetizzazione informatica generale. Su questo vorrei fare un micro appunto. Io ho fatto un anno di servizio civile all'interno della pubblica amministrazione, quindi nel comune dove vivevo prima di spostarmi a Berlino. Quell'anno lì abbiamo fatto il censimento, a me sono stati dati in mano tutti i dati sensibili di tutto il paese, senza minimamente farmi firmare un foglio né niente, in cui veniva e mi è stato detto: per favore impaginali tu, perché nessuno è in grado. Ora, in un'azienda, di fatto è stata l'azienda più grossa in cui abbia mai lavorato numericamente a livello di personale, e nessuno era in grado di impaginare dei numeri su un foglio di calcolo, di fatto. Trovo che sia, cioè, che almeno questo 15 anni fa, spero che la situazione nel frattempo sia cambiata, ma in realtà so che le persone che lavorano non sono cambiate, quindi non lo so, cioè, trovo che ci sia proprio necessità a monte ancora, cioè, di spiegare anche soltanto come si fanno le caselle su un foglio di calcolo, ecco. C'è il famoso syllabus del Digicomp, delle competenze digitali, c'è una versione già attuale e Funzione Pubblica con Formez ci sta lavorando, proprio per far sì che tutti i cittadini, ma in particolare questo, tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ha ragione chi ha detto questo, anche perché io l'ho sperimentata su Roma. Anche soltanto a confronto, Milano c'ha circa 200 tecnici ICT, Roma, che è due volte di abitanti e 7-8 volte di territorio, ce ne ha 50. È chiaro che questo è solo, e se pensiamo 50 persone che, e c'ho la stampante che non funziona, in realtà magari semplicemente si è staccata la presa, perché succede anche questo, e non è detto che abbiano sufficiente open mind, nemmeno skill, per decidere: fammi guardare se è la presa che si è staccata oppure no, e reinstalla la nuova versione del sistema operativo. Ovviamente ci sono 800 sedi a Roma, cioè queste le persone che devono andare fisicamente, quindi sì, c'è un responsabile per ogni sede che sia in grado almeno, no, di essere stata fatta formazione per risolvere un primo livello, però chiaro, il personale della pubblica amministrazione competente è troppo poco, sono d'accordo. Diciamo, allora, che si parlava di vendor lock-in. Un altro tema di vendor lock-in è il software che si usa tutti i giorni, cioè cambiare software vuol dire costringere 100, 200, 1000 persone a cambiare modo di lavorare tutti i giorni. Cosa che non è che io giustifichi, però comprendo che sia comunque una cosa da mettere in conto della formazione da un software a un altro, e quindi non è una cosa che si spegne da una parte, si accende dall'altra e il giorno dopo va, ecco, per dire. Questo è un argomento importante che va nell'ottica sempre anche lì della standardizzazione. Ci sono regioni che hanno deciso di fare alcuni sportelli condivisi, proprio perché così il dipendente che va in mobilità da un ente all'altro si ritrova allo stesso sportello. Questo è virtuoso, perché la pubblica amministrazione ha questo tema della mobilità, per cui ci si può spostare, e quindi non è che uno lavora in un ente e poi va da un'altra parte, è un pesce fuor d'acqua. Avete un minuto a testa e mi dovete raccontare di un grande, se non il più grande risultato che avete vissuto, e brevemente com'è andata. Stesso ordine, vado. Vai. Posso dirne due. Uno, perché me l'ha fatta venire in mente Matteo ora. Stai nel minuto, sì.
Sì, per il divario digitale abbiamo fatto i punti Roma facile, cioè punti dove il cittadino che deve fruire di un servizio online non è capace, telefona, va, trova Francesca che lo aiuta e gli risolve il problema, ma non solo, gli insegna come si fa. Quindi un po' di abbattimento del divario digitale ed è stato fatto anche col servizio civile, quindi ragazzi formati perché aiutassero per. In altri 30 secondi a Roma ho fatto disinstallare 14.000 licenze Office, no, pardon, installate 14.000 licenze Office, disinstallate più di 7.000, perché erano almeno 6 mesi che non le usavano. E non si è lamentato nessuno, quindi non le usavano. Però quelle 7.000 sono state pagate. Non aggiungo altro. No, io come detto cedo il mio minuto a Riccardo, perché come del vero, scusami, magari facciamo un minuto, 2 minuti soli insieme. Non mi si cliccava il microfono, volevo appunto dare parola a Patrick per poi concludere con Developers Italia e magari ve la rimbalzate voi due. Ok, allora un minuto. No, io vorrei portare di nuovo un po' questa ottica. Se vogliamo digitalizzare il territorio e portare tecnologie aperte su un territorio, penso che l'entrata più facile sia il mondo della ricerca e lo sviluppo, però abbiamo bisogno di parecchio tempo per farlo, non è una cosa immediata, e l'esperienza che ho fatto io personalmente su Bolzano è stato che nel 2010 siamo partiti con un primo progetto che si chiamava FreeGIS e siamo partiti da questo mondo GIS dicendo che dobbiamo usare software libero e standard aperti. Abbiamo poi fatto i primi progetti in collaborazione con OpenStreetMap per portare i civici su OpenStreetMap. E così abbiamo accompagnato le persone nella pubblica amministrazione a entrare in quest'ottica di collaborazione, perché quello è, come diceva Flavia anche, alla fine l'essenza, no? Collaborare con altri e creare valore aggiunto. E quello che mi ha dato soddisfazione è che poi la provincia ha creato anche dei progetti di digitalizzazione distribuendo beacon sul territorio, ad esempio, e pubblicando tutto il codice per gestire questi beacons come software libero, e alla fine siamo riusciti a creare una grande piattaforma che adesso gestiamo, che si chiama Open Data Hub, dove noi pubblichiamo sia dati ma anche tutto il codice per creare questa piattaforma. Abbiamo adesso 60 aziende che sono direttamente coinvolte e le aziende stesse dicono alla pubblica amministrazione che dobbiamo utilizzare software libero. E qui mi collego un po' con il tema public money, public code. Se le aziende iniziano a portare il tema e la campagna public money, public code verso le istituzioni, allora tutto questo discorso, ma chi paga, ma i sviluppatori hanno bisogno di soldi, non c'è neanche, perché sono le aziende stesse che lo devono già capire, sono promotori. Quello che vediamo oggi è la complessità che si aggiunge, le aziende, anche la pubblica amministrazione, spesso non sa come gestire il processo e come la complessità anche delle licenze inbound, outbound, e lì come Free Software Foundation portiamo avanti il progetto Reuse come tool, e penso che tutti dobbiamo diventare dei coach per le aziende e per i funzionari sul territorio, al fine che insieme riusciamo a fare progetti e far vedere i vantaggi a tutti quanti, le best practices. E qui adesso passo la parola al team digitale, perché penso che voi avete anche tante di queste best practices da poter dare visibilità ai vantaggi, no? Che ci aiuta anche un po' per portare avanti il tema public money, public code. Grazie Patrick, sì assolutamente, anzi ti direi, secondo me hai fatto una riflessione fondamentale, perché sono proprio le aziende, secondo me, che dovrebbero essere il target primo della vostra campagna, perché le amministrazioni spesso o lo sono già come noi, ma poi non riescono ad agire se non è un fornitore, insomma, se invece è il fornitore che è il primo a proporlo, l'amministrazione di solito segue, perché i vantaggi ci sono e per l'amministrazione sono più chiari, di solito.
Su questo ti faccio anche un appello, reuse, noi lo citiamo all'interno delle linee guida, che secondo me è il successo di cui vorrei parlare. Sono delle linee guida cosiddette per lo sviluppo e riuso del software, che non sono solo delle linee guida nel senso di un documento indicativo, ma sono una legge dello Stato, sono legge secondaria, ma hanno carattere normativo. Lì citiamo le reuse, però vi chiedo una URL stabile, perché noi adesso l'abbiamo citata, ma quel documento non possiamo aggiornarlo, se non una volta ogni tanto tempo, e quindi se ci cambiate le linee guida, noi poi ci troviamo, che alcuni fornitori usano una versione e poi l'altra. Vabbè, questa era un appunto. Posso solo, ti do subito, reuse.software è il sito del... Allora l'abbiamo citato giusto. E comunque questo qui è il, vi dirò personalmente, è il caso di successo più grosso, perché è stato un modo per dare una casa e dare una struttura all'articolo 68 e 69 del CAD, suggerendo anche delle licenze full copyleft, quindi AGPL, per tutto ciò che riguarda il software della pubblica amministrazione, per cercare di incentivare quanto più possibile un ecosistema virtuoso e anche sostenibile, di aziende che possano giustamente guadagnare col proprio lavoro, ma che non mettano i cittadini e le pubbliche amministrazioni in un contesto di lock-in, in cui quindi rimangono proprietari dei software e di dati. Detto questo, mi taccio perché siamo anche 2 minuti di ritardo, e ho visto Matteo che vuole forse dire una cosa. Un'altra cosa molto bella è incontrare le pubbliche amministrazioni che hanno abbracciato l'idea dell'open source. E da una parte ci chiedono come fare a pubblicare il loro software open source, a volte chiedono ai loro fornitori di dare la titolarità di un software magari in scadenza di manutenzione per poter continuare a metterlo open source, e a volte si incontrano e si mettono d'accordo per fare uno sviluppo open source di un software di cui hanno bisogno insieme. Questo per me è molto virtuoso come cosa. Grazie. Perfetto. Allora, ringrazierei Flavia Marzano di Libri Italia, Matteo Fortini e Riccardo Iaconelli di Developers Italia, Patrick Onewine di Free Software Foundation Europe. Grazie a tutti di aver partecipato. Dobbiamo lasciare la stanza per i saluti conclusivi di tutto il Merge IT. E grazie ancora. Siete stati illuminanti su tantissime cose. Grazie. Grazie, Francesco. Grazie a tutti. Grazie, ciao.